Shalom, Shalom. Eccoci qua oggi con un'altra lezione, un'altra giornata a servizio del nostro Signore e del Signore del nostro Signore. Prima di iniziare voglio dare tutte le lodi, tutta la gloria e il potere al nostro Creatore, Yahweh Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Bukakodash. Ricordo sempre che Yahweh è il nome dell'Altissimo, del Signore Creatore di questa terra, di questo pianeta e di tutti gli esseri viventi che lo abitano. Dall'antico ebraico viene questo nome che significa colui che è o colui che esiste, così come venne comunicato a Mosè sul monte Sinai. E Yahweh Shai è il nome di suo figlio, il nostro Salvatore, il nostro Redentore, colui che oggi il mondo dall'ignoranza chiama con il nome di Gesù Cristo e conosce con l'immagine di Cesare Borgia. Voglio dare i miei doppi onori agli anziani apostoli di Yasharala, GMS, Great New Stone, per avermi insegnato questa verità e per aver faticato nella predicazione della parola di verità. E saluto tutti gli eletti della Casa di Israele, tutti coloro che oggi si impegnano per portare questa verità nei quattro punti della terra, affinché si realizzi la profezia prima del ritorno della Mashach, del Messia. Shalom e Yahweh Hashem Yahweh Shai Barakatam. Siamo qua oggi quindi a parlare attraverso la Sacra Bibbia, la Sacra Scrittura, che è la nostra mappa, è la nostra bussola, è il nostro bastone, è ciò che ci permette di identificarci in questi ultimi tempi, è ciò che ci permette di ricordarci in questi ultimi tempi da dove veniamo e a chi apparteniamo e qual è il senso della nostra vita. La Sacra Bibbia è una raccolta di libri scritti da ebrei, dal popolo di Israele, che attraverso la Ruach HaKodesh, che è lo Spirito Santo donato dal Padre nostro, riusciamo ad avere l'intendimento per interpretare e per conoscere in quali tempi siamo e per conoscere qual è il modo giusto di vivere. E quindi noi raccontiamo attraverso lo Spirito Santo, raccontiamo la verità della Bibbia, la verità che non trovate in nessuna religione, la verità che non trovate nelle chiese, la verità che viene solo dall'Altissimo, la verità che viene solo dallo Spirito di Yahweh Bahashem, Yahweh Shai. Come ci dice anche nei Vangeli, che il Vangelo è la buona notizia. Ho in mente un versetto che riguarda proprio sull'intendimento della Sacra Scrittura. Adesso ve lo prendo subito. Nel libro del Vangelo di Luca, al capitolo 24, versetto 45, dice: allora Yahweh Shai li aiutò a capire le profezie della Bibbia, poi aggiunse: così sta scritto. Scusatemi, che purtroppo nella lingua italiana sono state a volte tradotte le scritture, a volte sono state traslitterate, cioè che sono state cambiate le parole. Quindi è bene non soffermarsi solo su una Bibbia, ma è bene guardare anche altre versioni se non vi convince la frase. Che ad esempio quello che dice questo versetto Luca 24:45, dice: allora aprì loro la mente per aprire le scritture e disse loro: così è scritto. E gli diede l'interpretazione di quello che stava per accadere al nostro Salvatore Yahweh Shai quando disse ai suoi discepoli, ai suoi apostoli, quello che gli sarebbe dovuto accadere. Ecco,
quindi aprì loro la mente per capire le scritture. Questo ci fa capire che ad oggi le religioni, ad oggi chi le religioni, le chiese parlano, ma non gli è stata aperta la mente per intendere le scritture. Parlano da persone, parlano da ignoranti, parlano da spiriti che sono nelle tenebre, perché le tenebre è la non conoscenza, le tenebre sono l'ignoranza. E quando Yahweh Shai dice che lui è venuto a portare la luce, significa che è venuto a portare la conoscenza, che è venuto a portare l'intendimento. E infatti è solo attraverso la sua conoscenza, attraverso il suo nome, che lui, pregando il Padre Nostro, ci può dare lo Spirito Santo che è ciò che ci permette di intendere le scritture. Come ci dice anche nel Vangelo di Giovanni, ce lo dice molto chiaramente questo che vi ho appena detto. E dice, nel capitolo 14, nel versetto 15, ci dice: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Ed io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro difensore, un altro consolatore, che starà sempre con voi, lo Spirito della verità. E questo è attraverso la conoscenza di Yahweh Shai che noi possiamo conoscere la verità. È lui l'unico intercessore nostro, mediatore, che può arrivare al Padre e fare in modo che noi possiamo conoscere la verità del nostro Signore, del nostro Creatore. E continua lo stesso capitolo 14 al versetto 26, dice: ma il Padre vi manderà nel mio nome un difensore, lo Spirito Santo. Egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che ho detto. Can, Amman, è quello che ho appena detto, ecco il dono dello Spirito Santo, la benedizione della Ruach HaKodesh, così come si chiama nell'antico ebraico, ci dà il vero intendimento. Vero intendimento che arriva solo attraverso lo Spirito di verità, che è il vero battesimo che ci ha portato nostro Signore. È il vero battesimo, perché oggi, se pensiamo anche all'ignoranza delle religioni che battezzano ancora con acqua, sono ancora ferme al battesimo con l'acqua. Ricordiamolo che il battesimo con l'acqua è un battesimo che era fatto da Giovanni il Battista per preparare l'arrivo del Signore. Quindi battezzare con acqua non ha più senso, perché Giovanni Battista stesso lo diceva: io vi battezzo con acqua, ma arriverà colui che dopo di me vi battezzerà con il fuoco, cioè con lo Spirito Santo. Eccolo qua, sempre il Vangelo di Giovanni al capitolo 1 al versetto 26, Giovanni rispose: io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi c'è uno che non conoscete, egli viene dopo di me, ma io non sono degno neanche di sciogliere i lacci ai suoi sandali. Questo accadeva vicino al villaggio di Betania, al di là del fiume Giordano. Volevo prendere la parte dove dice che Yahweh Shai ci avrebbe battezzato col fuoco, cioè con lo Spirito Santo. Subito. Lo troviamo in Matteo, nel primo Vangelo, anche dal capitolo 3 versetto 11, dice Giovanni: io vi battezzo soltanto con acqua per spingervi a cambiare vita, ma viene dopo di me uno che vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Egli è più potente di me e io non sono neppure degno di portargli sandali. Egli tiene in mano la pala per separare il grano dalla paglia. Il grano lo raccoglierà nel suo granaio, ma la paglia brucerà con un fuoco senza fine.
Ecco, qua Giovanni ci diceva che Yahawah Shai, che sarebbe, cioè, venuto dopo di lui, quindi il battesimo di Giovanni era un battesimo per preparare l'arrivo e tutti quanti noi all'arrivo del Signore. Ma il vero battesimo è quello là dello Spirito Santo, cioè lo Spirito della verità, lo Spirito della conoscenza, che solo attraverso il vero nome del nostro Signore, che è Yahawah Shai, non è Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è un nome che deriva dal greco e noi non possiamo dare un nome greco a colui che è il re del popolo di Israele, a colui che è il nostro Signore. Il suo nome viene dall'ebraico ed è Yahawah Shai, che significa colui che è salvezza. E quindi attraverso il suo nome, attraverso la verità, attraverso questa conoscenza, che rispettando i comandamenti, che sono una base per la pace nella nostra vita, possiamo ricevere questo dono, questa benedizione dello Spirito Santo, della Ruach HaKodesh, per trovare consolazione nelle scritture, per trovare la verità, per avere l'intendimento. E attraverso questo intendimento possiamo ricordare, ecco, le parole del nostro Signore, e possiamo anche ricordare chi siamo, perché quello che ci ricordano anche le scritture attraverso questo intendimento, e lo possiamo trovare ad esempio nella maledizione, nel castigo che ha colpito la casa di Israele, il vero popolo di Israele ad oggi, secondo ciò che sarebbe dovuto accadere, secondo ciò che è accaduto al popolo di Israele, sono i così chiamati negri, i latini e i nativi indiani d'America. Questo è il vero popolo di Israele ad oggi. E secondo la Sacra Scrittura, il popolo di Israele oggi è disperso in tutto il mondo e aspettiamo il ritorno di Yahawah Shai, aspettiamo il ritorno del nostro Signore, il Figlio del Creatore Altissimo, per essere salvati da Lui, aspettiamo il Suo Regno, perché è questo quello che è venuto a portare nel 2000 anni fa, quando il Padre l'ha fatto carne per portare lo Spirito della verità, per portare la conoscenza. È venuto a portare la notizia che il Padre ha dato tutto nelle sue mani. Yahawah, Baruch Hashem Yahawah Shai, il nostro Signore Altissimo, ha dato tutto nelle mani del Figlio. E quindi sappiamo che sarà tutto il pianeta Terra, tutti i popoli appartengono a Lui. E come ha detto Giovanni dopo che ha spiegato il battesimo dello Spirito Santo con il fuoco, dice: egli tiene in mano la pala per separare il grano dalla paglia, il grano lo raccoglierà nel suo granaio, ma la paglia brucerà con un fuoco senza fine. Questo significa che Yahawah Shai, dopo che ha ricevuto questo regno, ha anche l'incarico, ma anche il piacere di separare, di prendere non i buoni e i cattivi, i giusti e sbagliati, ma i giusti secondo la fede, perché se dobbiamo guardare le leggi e i comandamenti, nessuno di noi ad oggi è giusto, se dobbiamo guardare le leggi e i comandamenti, ma possiamo essere giusti se pensiamo alla fede, se pensiamo al credere veramente. Che cosa significa fede? Fede ce lo dice nel libro degli Ebrei, nel libro degli Ebrei al capitolo 11, al versetto 1. E lo prendo subito. Dice: la fede è un modo di possedere già le cose che si sperano, di conoscere già le cose che non si vedono. E quindi questa è la fede. La fede è certezza di cose che non si vedono ma che esistono. E quindi quando Yahawah Shai è venuto sulla terra, nostro Signore, nostro Maestro è venuto sulla terra ed è venuto ad annunciarci il suo regno, e diceva: chi crederà in me avrà vita, e chi non crederà in me sarà bruciato con tutti gli altri. Significa credere. Credere non significa solo io credo e basta. Credere significa anche lasciare questa vita mondana qua per lavorare nella speranza del suo regno, del suo arrivo. Perché, come dice la lettera di Giovanni, non possiamo noi amare il mondo e amare anche il Padre, perché il comportamento, la vita mondana è in opposizione a quella che ci ha insegnato attraverso i comandamenti, attraverso la storia. Padre nostro, cioè il Padre nostro ha insegnato
uno stile di vita, ha insegnato come vivere, come rispettare la terra, ma soprattutto la cosa più importante è come rispettare lui stesso, perché questo è il vero senso della vita. Il vero senso della vita è rispettare il nostro Creatore Altissimo, il vero senso della vita, cioè non c'è cosa più importante se non fare la volontà del Padre nostro. Quindi in questi tempi dove siamo oggi, siamo in tempi dove ci siamo completamente dimenticati di quanto è importante rispettare il nostro Signore, e lo possiamo rispettare attraverso ciò che ci ha comandato, cioè possiamo esserci ciò che ci ha prescritto, le leggi, i comandamenti, osservarli al meglio delle nostre capacità, perché quale gesto di fedeltà più forte nei confronti dell'Altissimo è l'osservanza dei suoi comandamenti? Cioè è la nostra opera di fedeltà. Possiamo mostrarci fedeli al Padre attraverso i suoi comandamenti. E poi naturalmente è importante sapere che naturalmente non possiamo arrivare al Padre se non per mezzo di Yahweh Shai, e quindi prima di tutto credere a colui che ci ha mandato il Padre nostro, ci ha mandato suo figlio, ci ha mandato Yahweh Shai a portarci questo messaggio, e quindi credere che questo regno qui, quest'epoca qui è alla sua fine, è ai suoi ultimi tempi, ai suoi ultimi giorni, perché se parliamo che erano gli ultimi tempi 2000 anni fa, significa che oggi siamo veramente negli ultimissimi tempi, siamo veramente alla fine. Ma come ci ricorda anche la Sacra Scrittura, di ciò che sarebbe accaduto negli ultimi tempi. Ad esempio possiamo trovare nella seconda lettera di Pietro, al capitolo 3, versetto 3, ci dice: dovete tenere presente una cosa, negli ultimi tempi verranno uomini che non credono a niente e vivono ascoltando le proprie passioni. Cioè siamo qua in questi ultimi tempi dove davvero gli uomini di oggi non credono più a niente, vanno solo dietro a ciò che gli comanda la loro carne, ciò che gli domanda la loro c'è la loro concupiscenza, c'è il loro egoismo. Non vanno più dietro a ciò, non si comportano più a come potrebbero piacere al Padre nostro, ma si comportano a come potrebbero piacere agli altri. Questo è un errore grandissimo, questo è veramente, come dice il libro dell'Ecclesiaste, Calet, la Sapienza, ci dice che è un correre dietro al vento, è un raccogliere il vento, cercare di piacere agli esseri umani e non cercare di piacere al nostro Signore è una cosa inutilissima, cioè una cosa senza senso. Cioè il nostro dovere, come ci dice proprio la Sapienza, il libro dell'Ecclesiaste, al capitolo 12, al versetto 13, ci dice: in fin dei conti una sola cosa è importante, temi il Signore Yahweh Hashem Yahweh Shai e osserva i suoi comandamenti, questo è il tutto dell'uomo. Cioè questa è la cosa più importante che possiamo fare, che poi sappiamo che dobbiamo rendere conto, sappiamo che alla fine di questa terra qua dobbiamo rendere conto. Forse è proprio quello che oggi si è dimenticato che alla fine di questa vita qua, cioè, dobbiamo rendere conto delle nostre azioni, delle nostre gesta buone e sbagliate, e anche di quelle che facciamo in segreto, perché nulla è nascosto agli occhi del nostro Signore, nulla. Quindi non dimentichiamo questo, cioè ritorniamo al Signore. Abbiamo questi tempi morti, dove per colpa di questa pandemia qua molti sono fermi, e sappiamo che per acquistare sapienza e conoscenza abbiamo bisogno di tempo. Prima di tutto, come ci ricorda la Sacra Scrittura, per iniziare ad avere sapienza e conoscenza bisogna temere l'Altissimo. Temere l'Altissimo è l'inizio della sapienza e della conoscenza. Ma però, come ci ricorda il libro di Sirach,
capitolo 38, al versetto 24, dice: uno studioso ha bisogno di tempo per fare acquisto di sapienza, e chi ha poche occupazioni ha l'occasione di diventare saggio. Quindi è questo il momento dove possiamo approfittare di diventare, di acquistare sapienza e conoscenza. Naturalmente dovete sapere che per arrivare prima di tutto a questo dovete conoscere, la prima conoscenza che dovete avere è quella là dei veri nomi, i veri nomi nell'antico ebraico, e non i nomi che ci hanno dato i diavoli, non i nomi che ci hanno dato gli uomini, perché diavolo deriva dal greco, con diablos, significa un uomo astuto, un uomo ingannevole. E quindi, come vi posso fare un esempio, come hanno fatto i testimoni di Geova negli ultimi tempi, che hanno dato un nome falso al nostro Signore e molti sono andati dietro, così esattamente hanno fatto 1500 anni fa, 1700 anni fa hanno fatto i cristiani, hanno dato un nome falso al nostro Salvatore e hanno chiamato Dio il nostro Signore Altissimo. Il nostro Signore Altissimo, ricordo che il suo nome è Yahweh, dall'antico ebraico, e Yahweh Shai è il nome di suo figlio, il nostro Salvatore. È la nostra salvezza, il nostro Salvatore, proprio perché ci è venuto a portare il messaggio della verità, è venuto a portarci il messaggio che questo mondo qua, quest'epoca qua, è alla sua fine, agli ultimi tempi. Quindi ci ha offerto qualcosa di immensamente meraviglioso, ci ha offerto la possibilità di vivere in eterno, di servire il Padre e il Figlio, ma per fare questo ha bisogno della nostra fedeltà. Ha bisogno che noi crediamo in Lui e crediamo alle sue parole. E quindi lasciamo quello che noi oggi vediamo, lasciamo le nostre cattive abitudini, lasciamo la nostra vecchia vita. Perché questo è il messaggio che ci portava, era il messaggio di portare, di abbandonare la nostra vecchia vita, quella vita che ci porta solo ad andare dietro alle passioni degli uomini, dietro a ciò che ci insegnano gli uomini, cioè a fare soldi, ad avere casa, bella macchina, ad essere potenti. No, Yahweh Shai ci insegna ad abbandonare questo, anzi ad aiutare quel poco che abbiamo a dividerlo con chi ha più bisogno. Ci insegna a lasciare definitivamente la vita come ce l'hanno insegnata gli umani, ma a prendere la vita come ce l'ha insegnata il Signore, quindi attraverso i suoi comandamenti, perché conosciamo e sappiamo che oggi i comandamenti dell'Altissimo non sono rispettati, nessuno oggi segue i comandamenti, quindi anche sta lì, ma come ci insegna la Scrittura, è attraverso i suoi comandamenti che noi possiamo ricevere lo Spirito Santo, la Ruach HaKodesh, che ripeto è lo spirito che ci consola, è lo spirito che ci dà la possibilità di conoscere qual è la via giusta e come comportarci. Vi ricordo, ecco, che siamo negli ultimi tempi, come potete vedere, siamo in tempi dove si è persa completamente la ragione, gli esseri umani sono confusi, vanno dietro a ciò che dicono i governi, che dicono i potenti di questo mondo. Sappiamo però che questo mondo è dato nelle mani dei malvagi, come ci dice anche Giovanni nella lettera. Prima lettera a Giovanni, capitolo 5, versetto 19, dice: noi sappiamo di appartenere a Yahweh, Bashem Yahweh Shai, e sappiamo che tutto il mondo intorno a noi si trova sotto il potere del diavolo. Quindi ecco, sotto il potere di questi uomini ingannevoli, uomini astuti che proferiscono solo menzogne. E quindi conosciamo dalla Sacra Scrittura in che tempi siamo, e come ci insegna anche il libro dei Corinzi, soprattutto al capitolo secondo libro dei Corinzi, capitolo 2, versetto 11, dice: noi conosciamo le intenzioni di Satana e non vogliamo essere sue vittime. Come dice anche un'altra versione, conosciamo le macchinazioni di Satana
e non ci, fa, e non ci lasciamo ingannare. E quindi conosciamo che siamo in questi tempi dove il, come ci ricorda anche il libro dell'Apocalisse, il malvagio sa che ha poco tempo e quindi vuole che tutti quanti noi finiamo per bruciare insieme agli altri malvagi. Ma è proprio per questo che noi siamo per le strade in questi ultimi tempi qua, siamo chiamati a portare il messaggio della verità per far sì che chi è destinato a ricevere questo messaggio possa avere la possibilità di salvarsi, perché la salvezza è solo, la possiamo trovare solo nelle parole e nella testimonianza di Yahweh Shai. Solo lì lui è il salvatore, proprio perché ha portato l'istruzione su come potessi salvare. Quindi non cambiamo di speranza, ma cambiamo di solida realtà. E la realtà è questa, la realtà è che 2000 anni fa è venuto ad annunciarci cosa fare per salvarci. Quindi seguiamolo. Credere in lui significa questo, seguire ciò che ci ha comandato. Beh, detto questo, io mi sento in dovere, dopo aver conosciuto questa verità, mi sento in dovere, quando posso, di venire per le strade, di raccontare ciò che è la verità della Bibbia. La verità della Bibbia che ci dice che i veri ebrei israeliti oggi sono dispersi in tutto il mondo, non sono quelli che oggi abitano Israele, che quello è il vero popolo del Signore, il vero popolo al quale è stato mandato suo figlio e salvatore nostro, Yahweh Shai, per darci la possibilità di ritornare al Padre, perché come ci dice la Bibbia, noi non possiamo tornare al Padre se non per mezzo di suo figlio, perché uno solo è il Padre e uno solo è il mediatore che ci porta al nostro Padre. Quindi conoscete la verità e vi renderà liberi, come ci dice il libro di Giovanni, Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 31-32. Quindi vi lascio nel sacro nome del Padre Onnipotente, Yahweh, Baha Hashem, Yahweh Shai, Baha Hashem, Uka Kodash. Baha Hashem significa nel nome. E ringrazio, doppio onore agli anziani apostoli della Great Millstone GMS, agli anziani apostoli di Yasharala, Israele, per avermi insegnato questa verità. E saluti e pace a tutti gli eletti della Casa di Israele che si impegnano e faticano nella predicazione di questa verità. Shalom, forza e coraggio. Yahweh Hashem, Yahweh Shai, Barakatam.